come la tolgono gli altri, e qui dobbiamo dirlo, no? Senza voler screditare nessuno, ma si usa così. Prima cosa, lo spot della candeggina della nonna, usiamo la candeggina. Ci spendo due parole. 50 anni fa, come potete immaginare, le case erano costruite in un modo diverso. C'erano gli spifferi, non c'erano mobili, a malapena avevamo un tavolo e due sedie, e poteva capitare anche che si formasse un po' di muffa. E lì, va bene, poteva capitare che usavamo la candeggina e la muffa si toglieva. Ma oggi, con le case super sigillate, piene di oggetti, armadi pieni di vestiti, utilizzare le strategie di un tempo, come dire, un po' superato. Nonostante tutto, una buona fetta della popolazione è rimasta ancora quell'approccio e continua a vagare in cerca di soluzione. Poi ci sono anche i rimedi naturali, avrete sentito, prova l'aceto, prova il bicarbonato, prova i semi di pompelmo, mischiali tutti insieme. Non si fa male a nessuno, però è un po' blando, perché ricordatevi che la parte liquida di qualsiasi cosa che mettete sulla muffa la nutre, persino la candeggina, perché il 96% della candeggina è acqua. Ed infine quei famigerati spray antimuffa, che non sono altro che la versione più concentrata della candeggina, e qualche accrocchio chimico dove c'è il teschio dietro, alberi morti e cose varie, che noi a volte inconsapevolmente abbiamo spruzzato nella camera dei nostri figli e per qualche giorno non si respirava. E il sacrificio è stato vano, perché alla fine il tema è che la muffa torna lo stesso. E poi vabbè, ci sono le pitture, più o meno efficaci, e alla fine qualcosa gli dovremo mettere sopra.